Amici sportivi, tifosi del Bari, ben ritrovati all'appuntamento col Bianco e Rosso TV Sport. In mia compagnia, l'avete già visto, c'è Fabio Sperduti, direttore del liceo dello sport, liceo scientifico dello Sportivo ad sport, indirizzo sportivo, sì. del Dicagno a Brescia, ma anche osservatore in Puglia per conto del Varese. Perché sottolineiamo questo aspetto che magari altre volte avevamo omesso? Perché la cosiddetta pista lombarda, per quel che riguarda la trattativa di cessione del Bari, porta proprio a Varese. E nelle ultime ore è anche spuntato il nome di un potenziale, ripetiamo, potenziale acquirente del Bari, è Guido Borghi. Guido Borghi è il figlio del Borghi che ha fatto delle cose straordinarie nello sport e nel mondo dell'industria. Erano i signori Ignis, tanto per intenderci, Ignis che è stata una delle squadre più forti d'Italia ed Europa nella pallacanestro, ma il papà di questo signore è stato anche il presidente del Varese da Serie A, il Varese più forte di tutti i tempi. Allora, che ci sia sicuramente anche lui fra i cosiddetti Mister X. Non ci sono più dubbi. Possiamo anche togliere la X rispetto alla candidatura di Borghi, che però ora chiaramente vede le carte, vede la situazione debitoria, vede una serie di altre cose e poi dovrà dare una risposta. Pare però non sia l'unica, come dire, trattativa aperta. Del resto Paparesta ha fatto sempre riferimento ad alcune soluzioni, due in particolare. Però, diciamo, è venuta fuori, questa candidatura e a questo punto bisogna capire che cosa accadrà. Che notizie hai attinto dalle tue fonti varesine, visto che hai contatti Io molto a forti con Varese ci quella sono città? stato dal 2 al 7 gennaio perché ho portato dei ragazzini di Bari, di cui poi ne hanno parlato alcuni siti, come Portoghese, l'ex portiere della Primavera Davide Dimitri, hanno firmato, quindi sono stato per parecchi giorni lì. È chiaro che le telefonate le ho fatte questa mattina perché ho appreso anch'io dai giornali, tra l'altro tu sei uscito con una battuta su repubblicabari.it sul sito. Ho letto che si trattava di questo personaggio. Ho chiamato subito Varese, mi hanno detto: guarda, se è lui, noi ce lo ricordiamo perché è il presidente, il papà che ha lanciato Betteghe Anastasi. Cioè, stiamo parlando di Roberto Betteghe e Pietro Anastasi. Un presidente che ha avuto un grande amore per il Varese, d'altronde gli anni d'oro del Varese in Serie A. Ribadiamo il papà di Il Guido papà di Borghi. Guido Borghi, sì. È una famiglia da sempre attenta allo Papà non c'è più, sport. è Sì, non c'è più. scomparso Ma tra diversi anni fa. l'altro era una persona così importante a tal punto che la Rai sta programmando una fiction televisiva in cui racconterà la vita del Commenda, perché lui era chiamato così a Varese. E il figlio, quello che dovrebbe essere tra l'altro interessato all'acquisto del Bari, è proprietario anche di una casa di produzioni cinematografiche, quindi diciamo che è un De Laurentiis degli spot televisivi. Mi hanno raccontato che, per esempio, senza voler fare pubblicità, però lo spot che è rimasto un po' alla storia in Italia, No Martini, No Party, lo ha prodotto lui. Lo spot di Dr. House per Mediaset lo ha prodotto lui. Quindi questo signore ha una casa di produzioni televisive dove producono gli spot più importanti mondiali, George Clooney, Penelope Quindi Cruz, ha diciamo, lavorato dovesse per lui. mai imbarcarsi in questa avventura, sarebbe Sarebbe una il top, a garanzia, Varese eh. mi hanno detto sarebbe il top e vi dirò che con una punta di invidia mi hanno anche detto ad una mia telefonata al Varese Calcio, ma come questo signore viene ad investire a Bari e non torna da noi Perché perché. dovrebbe investire a Bari? Questo ti Ma chiedo. Enzo, io sono molto chiaro su questo. Noi a Bari abbiamo una regione che è più grande di una nazione, perché abbiamo una regione che è più grande della Lituania. Sappiamo benissimo che la Puglia da Foggia a Lecce si estende per centinaia di Più chilometri. lunga, Più diciamo. lunga, non è larga, ma è Con lunghissima. Ci una costa sono con una costa stupenda, stupenda, con. no, ma a parte l'interesse economico, perché poi da quello che ho capito, loro la Ignis l'hanno venduta ad A Whirlpool, un'azienda credo. mondiale, la Whirlpool, però ne curano ancora il commerciale. Quindi loro, diciamo che economicamente, non credo siano interessati a Bari a fare grossi investimenti oltre al calcio. Sono innamorati dello sport. Il figlio ha un circolo ippico. Con la pallacanestro hanno vinto tutto: hanno vinto Coppe dei Campioni. Insomma, basta andare su Wikipedia per vedere un po' che cosa hanno fatto. Quindi ritengo che la loro sia, è chiaro, una passione sportiva. Bari perché? Perché Bari è uno stadio da 60.000 posti, perché Bari ha rappresentato per tanti anni un pubblico, un tifo meraviglioso, ha una scuola calcio, ne parlavi tu l'altro giorno, pazzesca, perché
perché io se ho dato sei ragazzi al Varese in un anno, significa che da Bari noi abbiamo una cantera, abbiamo la cantera di Bari Vecchia. E quindi perché a Bari io penso che con un nuovo presidente, con qualche acquisto a gennaio, entro il 25 noi avremo 30.000 persone allo stadio. Sfido chiunque a dirmi il contrario. Allora, non vogliamo illudere nessuno, abbiamo parlato solo di un'indiscrezione spuntata nelle ultime ore. Ieri Papareste aveva anche manifestato un certo ottimismo rispetto ad una svolta, Sì, ma reale. tra Non ha l'altro mai fatto il Enzo, nome Gianluca Papareste di però non ha fatto questo, neanche una però non ha smentita. fatto Tu neanche una hai battuto smentita, a che sì. ora su Repubblica Bari? Beh, all'una più o meno. Hai battuto all'una, sulle 3:15 avrebbe potuto fare una smentita. Io credo che qualcosa di serio e di concreto ci sia sotto. Poi non dimentichiamoci che comunque Papareste sta lavorando anche su un altro fronte. Cioè, io dico che è encomiabile quello che sta facendo Gianluca, perché indipendentemente dal fatto che non è una persona che mi sembra abbia grossi interessi economici, perché non è uno che vuole, non è il classico avvocato, con tutto il rispetto per gli avvocati, che riceve una parcella sulla transazione o sulla vendita. Ci sta mettendo veramente l'amore e la passione per cercare di risolvere una volta per tutte questo problema, fermo restando che la famiglia Mattarese gli avrà dato anche mandato, probabilmente perché vogliono realmente liberarsi del Bari, e probabilmente o questa pista lombarda o gli eventuali russi, comunque, con cui c'è una trattativa aperta, potrebbe rappresentare per la famiglia la soluzione migliore, perché, come Comunque, sempre si è ben detto entro 6 detto, settimane, si capisce che qualcosa si dovrà cosa capire almeno sui accadrà. C'è lombardi. Sui russi io penso che ci vorrà qualche giorno in più. un amico in linea, pronto? Pronto, Enzo, sono Vito Augusto. Enzo, carissimo, Ah, ciao. Senti, ciao, ciao, no, volevo, ingegner Vito Augusto, naturalmente io sì. mi auguro che tutto vada in porto, che naturalmente, anche se sono soltanto. Ti volevo dare solo una chicca, ecco perché sono intervenuto, in base a questa notizia. Naturalmente io ho i miei anni e quindi ricordo, Sì. Sì. il papà di questo signore ebbe una laurea honoris causa all'Università di Ingegneria di Bari. Ah, A perché? suo tempo, Sì. fu uno dei primi, diciamo, da poco si era aperta la facoltà, aveva degli interessi, adesso non mi ricordo quali, però gli fu data una laurea, quindi vuol dire che, insomma, è una persona che già da allora interveniva su Bari e aveva i suoi interessi. Quindi, a prescindere, diciamo, volevo darti questa Può chicca essere un così, indizio, insomma, come va bene. corollario alla notizia, diciamo. Vedremo, vedremo. Non vogliamo illudere nessuno, lo dico come dice solitamente Papareste, non illudiamo nessuno, però diciamo che con Borghi un principio di trattativo, una trattativa a metà strada, una trattativa avviata ci sia, credo che ormai su questo ci siano Comunque non pochi dovrebbe dubbi. essere Eh? solo, non dovrebbe essere solo, perché si parlava comunque di altri imprenditori che lo Insieme dovrebbero questa affiancare, operazione. quindi una cordata. E poi Enzo, in Serie B, partendo dal presupposto che i debiti pregressi dovrebbe pagare la famiglia Mattarese, perché qui non è che che sta arrivando il benefattore che arriva lì con 40 milioni e prende tutto in Ma si mano. parla di un ingresso con una cifra che consentirebbe a Mattarese comunque di limare il debito nei confronti dell'Agenzia delle Entrate e forse avere anche un potere contrattuale diverso nell'ottica della spalmatura del debito. Sì, ma soprattutto una cifra per fare mercato a gennaio, perché da quello che io ho capito, questa è gente vincente, che nel calcio, nello sport non ha mai vivacchiato. Ha fatto sport per vincere, per la competizione, per leggere il giornale che magari 10.000 o 100.000 tifosi lo stanno sannando, e per, insomma, parliamo di Coppe dei Campioni portate a Varese, cioè competizioni europee. Quindi Varese in Serie A, ripeto, all'epoca ha sfornato talenti come Roberto Bettega e Pietro Anastasi, quindi loro potrebbero dare anche grande importanza al calcio giovanile, cosa che mi sta particolarmente a cuore, tu lo sai. Pubblicità, poi torniamo insieme.